Presidente, siamo qui perché ci siamo distanziati un po' dall'inizio della festa, dopo festeggeremo, faremo vedere tutta la festa, però sono venuto a chiederti, prima storica promozione in prima categoria, io credo che per il paese, per tutta la Valceno, sia qualcosa di incredibile, vero? Sì, certo. No, sicuramente è stata una promozione voluta dai ragazzi, però credo che la soddisfazione nostra, della dirigenza, credo anche del paese stesso, sia evidente. Io volevo dedicare questa promozione sicuramente ai ragazzi che sono sacrificati in questo anno, ma anche al nostro paese e a tutti quelli che hanno lavorato perché si riuscisse a raggiungere questo obiettivo. Una dedica in particolare la voglio fare a un nostro tifoso che ci ha sempre seguito e purtroppo ci è venuto a mancare, che è la Maria Bertoncini, che è la mamma dei fratelli Solari. Sì, so che questo è stato un lutto grave che ha colpito i quattro ragazzi, certo, perché sono quattro, tra l'altro. Esatto, esattamente. E ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità e anche all'interno della nostra associazione, perché lei era stata anche un dirigente della SD Bardi e ci seguiva in tutte le trasferte e ci addolciva con i suoi dolci a fine delle partite, anche nei momenti difficili, diciamo. Anche quando perdavate. Ad ogni modo l'avremo sempre nel nostro cuore. Insomma, per il resto dico che ora... Facciamo un po' di riassunto, dai. Dobbiamo dire che siete stati promossi come miglior seconda 2 anni, 3 anni fa dalla terza, giusto? Sì. L'anno scorso, cioè nel 2010-2011, avete fatto lo spareggio, eravate retrocessi a 5 minuti dalla fine, esatto, perché perdevate 2-0 contro la Folgore Fornovo, una partita cui che ho visto. Sì. E da quei 5 minuti lì siete ripartiti e quest'anno, sì, volendo fare un campionato di tranquillo, cioè, di salvezza. Io so che te scommettete, ci avresti messo 3 firme, arrivare quarto, anche ultimo, anche quattro. Okay. No, e no. Invece con 2 o 3 innesti, sì, un allenatore nuovo con cui ho giocato, che è Fabrizio Bianchi, siete stati davvero la sorpresa clamorosa di tutta la seconda categoria parmense, perché nessuno l'avrebbe mai detto. Sì, no. Anche quando eravate lì all'inizio nessuno ci credeva, Calcio Ducale ci credeva un po' di più, non so se ci segui, ma sì, noi abbiamo sempre portato bene, diciamo no, ma questi ragazzi non mollano, perché il carattere è un po' la nostra forza, Sì, no, non basta solo quello. No, quello. Non basta solo quello, ma ci vuole anche quello, ci vuole il cuore, ci vuole l'attaccamento al proprio paese, a certi valori. Poi tu lo sai benissimo, perché tu sei stato davvero uno secondo me, dei più grossi centravanti della provincia, hai sempre giocato solo a Bardi, tutti gli anni c'era la fila, so, a casa tua, dalla Valtarese, al Fidenza, al Salso, a chiederti se andavi a giocare. L'ho trasmesso a loro, questa voglia di rimanere qui a Bardi e dare tutto quello che potevano dare. Sicuramente io non credevo a un exploit del genere, però conoscevo le qualità di tanti ragazzi e proprio la forza era quella di riuscire a mettere insieme, a compattare questo gruppo, che era un bel gruppo, e Bianchi ha dimostrato di essere un grande allenatore in questo, di saper fare spogliatoio e di tenere sempre carichi i ragazzi anche nei momenti difficili, quindi merito è molto suo, via. E poi come Beh, quando si vince merito poi sempre, sì, di tutti, allenatore, dirigente, lo sai benissimo, devono andare le cose bene, perché cioè, anche gli infortuni, cioè vincere il campionato. Anche il primo anno noi avevamo avuto problemi, sì, infatti, perché quando ti viene a mancare 3 o 4 persone importanti come tuo figlio, come ma anche tanti, sì, Diego, Belli, Solari, infatti insomma diventa difficile.
E io sono convinto, adesso lo posso dire, che se forse alla fine del campionato ci fossimo trovati con tutta la squadra al completo, probabilmente il risultato era diverso, perché alla fine ci sono venuti a mancare due o tre personaggi. Sì, poi vi hanno fatto sudare un po' in federazione, tutti, abbiamo trepidato tutti insieme, telefonate, c'erano 3-4 telefonate al giorno, io mi sentivo, Bianchi ormai secondo me c'aveva i capelli dritti con me. È stata dura. Però poi, cioè, tutto ciò, tutto è bene ciò che finisce bene, voi adesso andremo a festeggiare, sì, per le vie del paese. Abbiamo già festeggiato tanto. Beh, quello immagino, conoscendo, immagino che... È... E poi c'è questo derby, che cioè, questo derby con la Valtarese, sì, che io credo... Sono più di uno, col Fornovo anche. Sì, però d'accordo, con la Valtarese c'è cioè, molti giocatori, sì, di Bardi crescono nel settore giovanile della Valtarese, sono cresciuti. È una buona collaborazione. Sì, ok, ecco, quindi sarete bravi, non noi non ce lo perderemo, perché già in paese tutti parlano, io parlo di Borgotaro. Ma loro sono forti, non c'è paragone, è una squadra che ha militato sempre a certi secondo me livelli. Si toccano tutti adesso. No, ci mancherebbe, non è retorica o... Per noi sarà dura. I due blasoni sono completamente diversi, però quando ci si trova nella stessa categoria, poi il blasone conta poco, conta la squadra. Noi siamo contenti, come dico, cercheremo di fare il meglio possibile, poi insomma quello che verrà. L'importante è essere riusciti ad arrivarci, poi se il prossimo anno torneremo giù non succederà mica un... niente di beh, questo non ci credo, non succederà niente, sono d'accordo, ma che tornate giù, io ce la metteremo, continuo a dire che non ci credo, poi non so se mi smentiranno di fare un campionato abbastanza un po' più, sì, no, c'è un altro ritmo, cioè dalla seconda lo scalino è molto alto proprio a livello di ritmo, sì, no. Però so benissimo che Bianchi la conosce, cioè, quindi... Bianchi la conosce molto bene, infatti. Poi conosce anche i ragazzi, quindi però va bene, dai, ci proviamo. Vabbè, abbiamo fatto 7 minuti di intervista, che non sono pochi, anche per i tempi di internet, però una cosa te la devo dire, io ho provato ad andare dietro con la memoria a vedere quanti gol mi avevi fatto quando ti marcavo, sai che non me ne è venuto in mente neanche uno, te ti ricordi o no? Ma te non mi marcavi. Ah, io facevo gol a Bardi. Te, dai. Dai, ciao. Allora, Fabrizio, stavamo ridendo adesso perché ci ricordavamo alla seconda di campionato quando avevi fatto 0-0 sul campo del Borgotaro e ti eri lasciato sfuggire la frase, ma in testa alla classifica cosa hanno fatto? Cioè, qualcosa del genere, che io ti ho detto, oh, ai, questo qui è una testimonianza che terrò. Adesso ci troviamo qua a festeggiare la prima categoria, credo che sia una soddisfazione per te, davvero, davvero tanto grande, anche perché avevi avuto un anno, due o tre anni in cui avevi smesso per problemi di lavoro. Mi ero fermato un attimino, ma non smesso completamente, insomma, avevo fatto metà anno a Collecchio, l'anno prima ancora ero stato a San Secondo, quindi no, da quello... Comunque bel rilancio, dai, perché questa è una promozione che conta, ma che conta secondo me tantissimo, proprio perché è la prima volta, squadra con poco, senza blasone, perché ha sempre fatto terza e seconda categoria. Sai, lo sai anche te, queste sono le cose più belle, al di là del salto di categoria, ma quando parti con degli obiettivi e poi dopo alla fine arrivi che hai degli obiettivi totalmente diversi, sicuramente sono soddisfazioni che sono impagabili. Poi ripeto, te l'ho già detto tante volte, cioè qui ho trovato un ambiente che secondo me è difficile trovare dalle altre parti, c'è ancora molto molto seguito da parte del paese, quindi si lavora bene, si è tranquilli, non sei sottoposto a critiche, insomma è chiaro. Le critiche vengono di solito quando perdi. quest'anno ne hai prese poche. Abbiamo perso poco, però io ho trovato dei valori che secondo me sono importantissimi per il calcio. E secondo me questo è il futuro, cioè dovrebbe essere il calcio che c'era 40 anni fa. Infatti il futuro legato al passato. Il futuro dovrebbe essere questo. Dovremmo ritornare a quello che era il calcio, il sentimento. Tornare a giocare, a far giocare i ragazzi del paese, insomma, se proprio poi te ne manca. Che non li vai a prendere, ma lo sport dovrebbe essere proprio competitivo.
competizione fra paesi, anche cioè campanilismo. Specialmente per paesi di montagna come sì. i nostri, dove ormai cioè, per prendere un giocatore devi spendere un occhio sì, della testa. Per i trasferimenti, cioè... per venire a fare allenamento, cioè uno che abita soltanto a Fornovo per venire a Baldi, insomma deve fare mezz'ora, 40 minuti, insomma è difficile. Sì, in effetti se pensiamo che dobbiamo, dobbiamo tornare a chilometro zero, va molto di moda il chilometro zero. Niente, dai, ti faccio i complimenti. Adesso andiamo a festeggiare perché sono di là che ci aspettano. Saranno i caroselli per il paese, poi vedremo, ok? Okay. Comunque complimenti, grazie. Sai che noi ti abbiamo sempre seguito e portato in giro come novità, e questa credo che sia stata davvero una grande novità per tutta la provincia. Vi ringrazio e faccio i complimenti a voi per i servizi che fate, perché insomma è fondamentale anche per i paesi seguire le vicissitudini delle squadre, secondo me è importante. Ok, ciao Fabio, ti ringrazio. Ciao. Abbiamo fatto un salto di qualità.